Oggi è una giornata di festa e credo che come federazione, a nome di tutti i medici, noi vogliamo fare gli auguri ai colleghi e a tutte le professioni sanitarie. E anche un ringraziamento per quello che fanno. Fin dei conti oggi il Servizio Sanitario Nazionale si eroga questi livelli di prestazioni, abbiamo raggiunto anche elevati livelli di performance, lo si deve naturalmente alle professioni, a tutte le professioni, quindi va un grazie a tutti coloro che oggi lavorano all'interno del sistema. E essere diventati ordini oggi significa naturalmente certificare le competenze, significa che questo sistema ha bisogno delle competenze peculiari di ogni singola professione sanitaria. Mettendosi insieme noi riusciremo a elevare sempre di più il livello di qualità del nostro sistema, senza sovrapposizioni, perché non ci sono sovrapposizioni. E l'altro aspetto è che le competenze sono legate alla formazione e quindi vanno valorizzati sempre di più i percorsi formativi che possono e devono produrre qualità. Perché oggi anche il nostro livello di tutela della salute del nostro Servizio Sanitario Nazionale è legato proprio alle grandi capacità professionali che sono presenti nel nostro sistema e che quando vanno all'estero vengono assolutamente riconosciute e valorizzate. E credo che questo sia un passaggio molto importante. L'altro è che in questo momento l'essere diventati ordini coniuga il rapporto fra competenze e valori e la deontologia. Io ringrazio il presidente Beux che ha richiamato questa alleanza valoriale fra tutte le professioni sanitarie. Noi ne abbiamo fortemente bisogno, perché l'alleanza valoriale significa innanzitutto garantire il diritto alla salute da parte dei cittadini in maniera uniforme su tutto il territorio italiano, senza diversità e senza alterazioni nell'equità, cioè nell'accesso alle prestazioni, che rimanga vincolato all'essere cittadino e non invece, come succede nei modelli assicurativi, al livello di contribuzione personale. E questo credo che sia una grande alleanza che noi oggi qui possiamo sottoscrivere e possiamo continuare a rappresentare. E poi infine il ragionamento dei diritti dei cittadini, anche questo credo che dobbiamo sforzarci sempre di più di rispettare la volontà del cittadino, coniugarla con quelle che sono le nostre esigenze. Noi abbiamo avviato un processo di riflessione sulla nostra professione, sulla professione medica attraverso gli stati generali, vogliamo raggiungere proprio questo equilibrio, l'equilibrio che mette insieme competenze e autonomia della professione con i diritti del cittadino. Spero che possiamo tutti insieme riuscirci.